Amici di RTC Quarta Rete, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Dal Primo al Cittadino. Siamo in compagnia del sindaco di Cava dei Tirreni, Vincenzo Servalle. Ciao a te e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, partiamo subito dalla sanità. Proprio stamane il governatore Vincenzo De Luca ha rilasciato alla nostra emittente un'intervista nel corso della quale si è soffermato sull'ospedale di Cava dei Tirreni e sull'impegno che ha appunto per il nostro nosocomio. Sì, è un'intervista importante della quale ringrazio il presidente De Luca, che ancora una volta ha provato e fatto chiarezza sulle vicende dell'ospedale di Cava dei Tirreni. Il contesto è stato la presentazione del nuovo piano sanitario, nuovo piano ospedaliero della Regione Campania relativamente alla provincia di Salerno. E ci si è soffermati su questo aspetto che abbiamo più volte tentato di come dire, sottolineare e riportare all'attenzione dei cittadini cavesi, e cioè il fatto che in realtà, grazie al presidente De Luca e al lavoro che è stato fatto qui a Cava dei Tirreni, noi abbiamo riavuto il nostro ospedale, un ospedale che con il decreto 49 del 2010, giunta Caldoro, era stato definitivamente chiuso. Nel 2015 il neoeletto presidente della Giunta regionale della Campania ha riaperto formalmente, ufficialmente l'ospedale di Cava dei Tirreni attraverso l'attribuzione di una novantina di posti letto. Quando diciamo questo, lo diciamo perché giustamente il presidente ha tenuto a sottolineare che questo è stato un merito che va ascritto esclusivamente alla presidenza De Luca e che ha ribaltato una situazione di fatto che aveva visto, ripeto, per le vicende che sono note a tutti, vicende che affondano le radici molti anni fa, avevano sostanzialmente determinato la condizione di chiusura per l'ospedale di Cava dei Tirreni. Poi è stata fatta un'operazione di grandissima speculazione politica, di sciacallaggio politico vero e proprio sulle vicende che hanno riguardato il reparto di ostetricia e ginecologia. E anche qui il Presidente ha ribadito che in realtà la nostra ginecologia ospetricia, quella che si faceva all'ospedale di Cava dei Tirreni, era ormai ridotta ai minimi termini e non garantiva il rispetto intanto della legge, per la quale per poter avere un reparto del genere dovevi fare più di un certo numero di parti all'anno, e che l'ospedale di Cava già da tempo non li faceva più. Con un parto al giorno non si può pensare di garantire la sicurezza né alle mamme e né ai nascituri. E per queste ragioni quel reparto è stato chiuso, conservando invece per l'ospedale di Cava dei Tirreni la sua vocazione ad essere un ospedale in grado di rispondere all'emergenza, urgenza per i bisogni della città di Cava dei Tirreni e per il comprensorio. Detto questo, non si vuole negare con questo che esistono delle difficoltà, mancanza di personale, apparecchiature desuete, una evidente necessità di una ristrutturazione anche edilizia dell'ospedale di Cava dei Tirreni. E su questo non lo ha mai negato nessuno. Sono problemi che riguardano la sanità campana nel suo complesso, dovuto al fatto del blocco delle assunzioni per molti anni, perché la situazione debitoria della sanità campana aveva fatto sì che appunto la sanità campana venisse commissariata e messo in campo un piano di rientro, e quindi ovviamente una sofferenza della erogazione dei servizi proprio per la mancanza di personale medico, di infermieri e di tutto quanto il resto. Ma questi problemi organizzativi, ripeto, comuni a tanti ospedali, particolarmente gravi per il nostro che aveva difficoltà che venivano da lontano, non hanno mai messo in discussione, però, fermo restando, ripeto, queste criticità, l'esistenza dell'ospedale, la volontà di portarlo avanti e di far avere dei miglioramenti. L'ultima polemica che ha riguardato la vicenda dell'ospedale è stata quella relativa al fatto ma si aggiustano il San Leonardo, cioè se fanno un nuovo San Leonardo, che cosa succede per l'ospedale di Cava? Mi pare che anche in questo senso l'espressione del Presidente è stata inequivocabile,
C'era da molto tempo chi, consiglieri comunali ed altri, chiedevano parole chiare su questa preoccupazione. Mi pare che anche su questo il Presidente De Luca è stato chiaro. Quindi speriamo che adesso tutti insieme, finito il tempo dei manifesti irresponsabili, delle speculazioni politiche, del modo volgare dell'impegno politico, no? La volgarità non significa solo dire parolacce, significa anche avere un impegno politico privo di serietà. Ecco. Anche questa settimana dobbiamo registrare una novità in giunta. Dopo il nuovo ingresso di Ida Damiani, dobbiamo segnalare le dimissioni di Bastolla. Che cosa sta succedendo? È vero, questo è stato un po' un fulmine al ciel sereno. Io avevo incrociato il giorno prima, per le scale del comune, l'assessore Bastolla, e non mi aveva detto praticamente niente. E poi io sono partito per un impegno personale e sono stato 4 giorni fuori Cava dei Tirreni, 4-5 giorni fuori Cava dei Tirreni, e mi è arrivata lì a Forlì, dove stavo, la comunicazione che l'assessore Bastolla si era dimesso. Quindi intanto ho registrato una mancanza di garbo istituzionale, di rispetto personale. Bastava venire qui, dire al sindaco le ragioni, che si possono condividere o meno, ma con una correttezza anche umana e personale, che l'assessore Bastolla non ha ritenuto opportuno di avere. E poi le ragioni di merito, il fatto che in pratica c'è una forza politica, l'Unione di Centro, che sostiene a livello nazionale il centrodestra e che a Cava appoggia l'amministrazione Servalli. Io devo dire che queste sono cose che accadono sui territori un po' dappertutto. L'attuale UDC ha sostenuto la mia candidatura fin dal tempo delle primarie e poi in campagna elettorale, ha 2 ottimi consiglieri in consiglio comunale che hanno dimostrato sempre una lealtà di comportamenti nei confronti dell'amministrazione. Non c'era nessuna ragione per allontanare questi 2 consiglieri sulla base del fatto che l'UDC a livello nazionale, i gruppi dirigenti nazionali, soprattutto questi di questi partiti più piccoli, si muovono molto spesso per garantire la loro vita, per garantire l'elezione di quei 3-4 dirigenti nazionali che vanno in Parlamento. Se ne fregano di Cava dei Tirreni, di Servalli e anche di Bastolla. Quindi l'argomentazione che è stata posta da questo punto di vista, delle motivazioni, è veramente di poco conto. Quindi non c'è stata nessuna operazione di trasformismo, non è che loro sono stati eletti a destra e poi sono passati a sinistra, loro sono stati eletti con noi e hanno assunto l'impegno di portare a compimento. Quindi le ragioni di merito e il metodo, quindi il modo con cui queste dimissioni sono state presentate e il merito delle argomentazioni mi hanno lasciato veramente perplesso. Ciò però non mi impedisce di fare all'assessore Bastolla i ringraziamenti per il lavoro che ha fatto e gli auguro una proficua carriera politica per tutto quello che vorrà fare nella sua vita, ma con noi ha chiuso. Che tempi ci sono per la sostituzione di Bastolla, appunto? Il problema è che quando si dimette una donna, nel senso che la legge impone un equilibrio di genere, cioè nella giunta ci devono essere maschietti e femminucce in una proporzione che non va oltre il 60 e il 40%. Noi abbiamo 3 donne e 4 uomini abbiamo avuto. Se va meno una donna e quindi rimangono 4 uomini e 2 donne, quel 60 e 40 non viene rispettato. In questo caso, essendo 3 maschietti e 3 femminucce, la giunta può tranquillamente andare avanti, lo ha fatto già con provvedimenti importanti presi giovedì scorso, quindi io non ho nessuna fretta. Anche perché ovviamente in caso di mancanza di un assessore, le deleghe vengono in capo al sindaco. E non nascondo che io sto seriamente pensando all'idea di tenere per me la delega ai servizi sociali, laddove
come i cittadini sanno, quelli che hanno seguito la campagna elettorale, questo è un tema che ci sta particolarmente a cuore e il centro del programma politico. In ogni caso, dopo le elezioni politiche, quindi dopo il 4 marzo, provvederemo a qualche aggiustamento, a qualche sistemazione. E restiamo proprio in giunta perché giovedì scorso, come diceva, l'esecutivo ha preso degli importanti provvedimenti, tra cui il bilancio di previsione. Sì, stiamo lavorando molto, stiamo facendo molte cose e anche cose importanti. E, la settimana scorsa c'è stato il Pala Eventi, stiamo lavorando e arriverà a brevissimo il preliminare del nuovo piano urbanistico comunale. Stiamo abbattendo tutti i prefabbricati ancora eredità degli anni Ottanta. Lunedì prossimo, il prossimo 19, credo che sia lunedì, inaugureremo la palestra a Pregiato, dopo aver inaugurato quella a San Lorenzo. Stanno andando avanti i lavori della scuola a Santa Lucia, stanno andando avanti, compito della provincia, ma seguite anche da noi, i lavori della strada a Sant'Anna. Stiamo facendo tante tante cose, su tutti i piani, sotto tutti i livelli. A volte mi dispiace che questa enorme quantità di lavoro che stiamo mettendo in campo non viene totalmente percepita, ma dovremo fare uno sforzo in più in termini di informazione. Abbiamo gestito la vicenda della chiusura della scuola di Passiano. Tutto questo ovviamente determina impegni di risorse, determina una programmazione di breve e medio periodo e questi atti, questa programmazione, questi obiettivi vengono poi supportati da uno strumento che è il bilancio di previsione, nel quale vengono indicate le modalità attraverso le quali questi interventi vengono finanziati o vogliono essere sostenuti. E quindi è un atto, diciamo, è il più importante degli atti amministrativi, quello di bilancio, e non è un caso che il legislatore prevede che se il bilancio non viene approvato l'amministrazione cade, proprio è la più importante competenza del Consiglio Comunale in assoluto. Ovviamente prima di andare in Consiglio che è sovrano in questa materia, è anche la Giunta che deve esprimersi, anche attraverso la elaborazione del piano economico finanziario e tutta una serie di cose. Ci sono elementi molto molto interessanti, la Giunta ha fatto un buon lavoro, l'assessore Salzano è un assessore importantissimo per questa amministrazione, proprio perché ci tiene i conti in ordine. Sta migliorando gradualmente la situazione degli equilibri economici e finanziari dell'ente e questo era un altro grande obiettivo che ci eravamo posti e credo che la prossima settimana, lunedì prossimo in una conferenza stampa, saremo nella condizione di poter dire ufficialmente e con certezza anche una buona notizia ai nostri concittadini per quanto riguarda la TARI, cioè il pagamento della bolletta dei rifiuti, ma questo, come dire, mi riservo di approfondire insieme a voi alla stampa nella conferenza stampa che farò lunedì prossimo. E proprio sui rifiuti ci sono delle novità per quanto riguarda Sant'Anna, dovrebbero ritornare i cassonetti, ma c'è chi contesta appunto questo ritorno dei cassonetti sulle strade che lo vede come un passo indietro. Allora noi abbiamo immaginato un sistema doppio che tiene conto della particolare strutturazione del nostro territorio. Nel centro storico, nel centro urbano, dove le case sono più aggregate, ci sono i palazzi, i condomini, quindi dove è più facile fare un porta a porta spinto, accelereremo ulteriormente in questa direzione. Il Presidente Muoio mi ha garantito che contestualmente alla partenza dei cassonetti, poi diciamo un attimo meglio questo, in località Sant'Anna per via sperimentale, ci sarà un allargamento del porta a porta spinto nel centro cittadino. Quindi diamo la intera notizia, allargamento del porta a porta spinto nel centro urbano, introduzione in via sperimentale, l'abbiamo fatto per prima nella frazione Sant'Anna, ma poi ovviamente lo allargheremo progressivamente in tutte le frazioni del nostro territorio, della reintroduzione dei cassonetti, che non sono i vecchi cassonetti di una volta, ma sono un kit, un sistema di cassonetti teso a facilitare la raccolta differenziata, cioè con la chiara indicazione di dove va posto il rifiuto e soprattutto per evitare quello scenario bruttissimo che soprattutto sulle frazioni, ma non solo,
si vede spesso nella nostra città, di tutti questi sacchetti della spazzatura buttati a terra, che quando c'è un po' di vento volano per tutta la strada, nelle frazioni o anche nel centro sono spesso oggetto di interventi di animali che vanno a scavare, con il risultato praticamente che vediamo intere discariche all'aperto che fanno veramente schifo. Ovviamente io so bene che la responsabilità, ahimè, è soprattutto di chi non conferisce correttamente i rifiuti, quindi dobbiamo ancora fare un lavoro di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, nella difficoltà che noi abbiamo di fare i controlli, perché è evidente che dovremmo avere dei vigili urbani su tutto il territorio, e quindi li facciamo a pezzi, abbiamo modificato anche il sistema delle sanzioni, dandone una gradualità in relazione alla, come dire, alla quantità di rifiuti, in relazione al comportamento scorretto che si è messo in campo. Con il cassonetto noi vogliamo evitare queste due cose fondamentalmente, quindi mantenere il livello di differenziata, perché daremo le chiavi e quindi pezzi di centro, pezzi di abitazioni avranno praticamente il loro cassonetto di riferimento, quindi confidiamo sempre nella collaborazione e nella civiltà dei cittadini, e metteranno nel contenitore giallo, nel contenitore verde, nel contenitore azzurro il rifiuto, e appunto vorremmo evitare queste scene che si verificano anche per questioni di igiene, per questioni di salute, eccetera. Alla polemica che viene fatta da Legambiente, un ritorno indietro, un ritorno avanti, devo dire che non lo abbiamo fatto volentieri. Se il livello del porta a porta o comunque il corretto conferimento dei rifiuti ci fosse stato su larga scala, non avremmo reintrodotto questi kit di cassonetti. Ma noi dobbiamo essere realisti, guardare in faccia appunto alle cose come stanno e adottare quei provvedimenti tesi a garantire anche un minimo di decoro urbano, di igiene e di garanzia appunto soprattutto in estate dell'igiene pubblica, della sicurezza. E quindi introduciamo questi cassonetti, io sono sicuro che daranno buona prova di sé. Peraltro aggiungo che i cassonetti sono presenti in molte città italiane, anche tra le più evolute, e nessuno fa ragioni particolari. È soltanto una modifica di un sistema di raccolta. La raccolta differenziata la fanno i cittadini, sono loro i primi attori della raccolta differenziata. Noi dobbiamo garantire un sistema che vada quanto più è possibile incontro ai cittadini per evitare quella città che non ci piace, non è all'altezza di Cava dei Tirreni, quando intere strade sono coperte dai rifiuti. Quindi sono sicuro che questo sarà un provvedimento positivo. Ovviamente parliamo di sperimentazione, perché poi per farla diventare definitiva dovremo avere le verifiche di come sono andate le cose. E parliamo adesso di sicurezza, perché si susseguono ancora i furti nelle abitazioni. Qualche esponente della minoranza ha chiesto la convocazione di un tavolo in prefettura. Allora, il tavolo in prefettura viene convocato dal prefetto, il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza. Io l'ho chiesto in occasione degli incendi che hanno devastato le nostre montagne e facemmo una riunione. Io sto in contatto costantemente con le forze dell'ordine, che devono garantire la tutela della incolumità, della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico nella nostra città. Fanno un lavoro egregio, fanno un lavoro straordinario. Registro negativamente, sono ovviamente dispiaciuto di questi fenomeni. Adesso ci sono stati questi due furti in appartamento a Sant'Anna e a Santa Lucia, se non vado errato. Ovviamente le forze dell'ordine sono impegnate sul territorio. Non c'è la possibilità in assoluto di impedire totalmente, ahimè, che questi fenomeni qualche volta si ripetono. Apprezzo gli sforzi fatti dai consiglieri comunali di denuncia, eccetera. Dobbiamo investire sempre di più le forze dell'ordine, che sono quelle preposte a questo, in collaborazione anche con la polizia locale, che mettiamo sempre a disposizione del questore per qualsiasi cosa debba essere fatta per ogni operazione, e ovviamente cercando anche dall'utilizzo delle tecnologie di avere qualche riscontro in più. E come voi sapete, nei prossimi giorni
andranno in vigore nuove 15 telecamere molto moderne che ci consentono di presidiare il territorio e di capire chi esce e chi entra dalla nostra città. Un intervento importante con tecnologie molto avanzate. Quindi noi la nostra parte come comune, come sindaco, per le nostre competenze, la facciamo fino in fondo. Ovviamente non è, basta mai, ci rendiamo anche conto che anche le forze dell'ordine hanno mezzi e risorse umane limitate e quindi è un grande lavoro che dobbiamo fare tutti quanti insieme. Condivido l'appello fatto ai cittadini di denunciare sempre, perché ovviamente bisogna avere fiducia nelle forze dell'ordine, perché poi spesso e volentieri i colpi anche a queste bande, anche di recente, perché queste bande poi sono, non sono limitate a Cava, sono le stesse che operano a Salerno, nell'Agrocentro Sarnese e come dire, fanno questi colpi un po' su tutto il territorio provinciale. Di recente ne sono stati arrestati 9, speriamo che anche questi altri vengano rapidamente assicurati alla giustizia. Comunque noi siamo sempre sul pezzo, con tutta la nostra energia, con tutta la nostra forza e con la capacità di interlocuzione con gli organi preposti all'ordine pubblico. E chiudiamo con lo sport. Ieri è stata una giornata nera sia in campo che per certi aspetti anche fuori, sia per la Cavese che per il Cava Basket. Eh sì, io credo che ieri ci siamo, non si può mai dire, dobbiamo sempre tenere la speranza aperta, però 7 punti dal Potenza, Potenza che vince sempre in casa e fuori, sono veramente tanti. Ieri è stata una prova deludente della Cavese, e peraltro in un clima surreale, uno stadio vuoto, io stavo in tribuna, sono entrato e veramente era un clima surreale senza la tifoseria e abbiamo perso la partita anche per due ingenuità, secondo me, del nostro bravissimo portiere, un ragazzo in gamba con grandi doti, è molto giovane, però nei due gol c'è stata l'incertezza sulle esco o non esco dalla porta e questo ci ha penalizzato molto, ma al di là di questo non è stata una Cavese brillante e quindi abbiamo perso una partita che probabilmente mette la parola fine sulle nostre aspirazioni di vincere questo campionato. Non è detta l'ultima parola, però adesso diventa veramente difficile. Giornata nera anche per il Cava Basket, ovviamente nello sport qualche volta si vince, qualche cosa si perde, qualche volta si perde, l'importante è combattere sempre e quindi faccio il mio saluto e i miei auguri di una pronta rivincita da parte degli amici del Cava Basket. E ringraziamo il sindaco Vincenzo Servalli per il consueto spazio settimanale, dal primo al cittadino torna la prossima settimana di nuovo con Manuela Pannullo. Arrivederci.